Presidente, si parla di libertà di stampa, diritto di cronaca e diritto di critica, soprattutto in materia di giudiziaria. Appunto, qual è il limite e quale deve essere il rapporto tra giornalisti e magistrati e anche avvocati? Giornalista, se segue le regole, non sbaglia. Se il giornalista fa la cronaca, in un pezzo di cronaca, evita di fare commenti o altro, non sbaglia. Poi, giustamente sottolineavi, il rapporto con la magistratura, il rapporto con gli avvocati, rapporto delicatissimo, noi siamo mediatori tra queste fonti di notizie che sono sia i magistrati, e attenzione, anche gli avvocati, e l'opinione pubblica. Allora, nei confronti dei magistrati bisogna mantenere un forte equilibrio. Ci sono magistrati che non parlano con i giornalisti, magistrati che parlano molto con i giornalisti, eppure tutti lavorano, non è che chi parla con i giornalisti lavora più di altri. Ecco, bisogna cercare di convincere chi non ha rapporti con i giornalisti che il rapporto corretto è utile e indispensabile all'opinione pubblica, e bisogna convincere qualche magistrato che parla un po' troppo, diciamo, in certe fasi, diciamo, a contenere questa esuberanza, perché poi a volte si ha l'impressione che, ecco, che ci sono solo alcuni PM che lavorano, invece sono tanti che lavorano e lavorano anche bene, lo fanno in modo più silenzioso. Abbiamo questo compito delicato di mediazione, così come il rapporto con gli avvocati. Sappiamo benissimo che tanti avvocati sono loro a passare poi appunto le notizie ai giornalisti. Per noi questo sta bene. Anche lì l'importante è che il giornalista però non abbia poi un rapporto di dipendenza nei confronti dell'avvocato. I penalisti lamentano un appiattimento dei giornalisti sulle tesi dell'accusa, è così? Io su questo l'ho detto sinceramente durante il dibattito, non sono d'accordo, perché credo semplicemente, in modo molto semplice, che in Italia, escludiamo un attimo la politica che si attacca da sola e si fa male da sola, ma sono due le categorie sotto attacco continuamente, giornalisti e magistratura.